Le campagne vaccinali contro il Covid avanzano in tutta Europa. Bruxelles sta preparando la carta verde per i turisti. La Convenzione di Istanbul cosa prevede e di cosa non parla il Trattato internazionale contro la violenza di genere? Le autostrade del mare, i progetti per connettere l'Europa al resto del mondo attraverso i porti dell'Italia meridionale. In Croazia la comparsa del granchio blu americano sta minacciando l'ecosistema della foce del fiume Neretva. Donne e confini, libro della storica Marta Verginella che propone una riflessione su come la pandemia sta condizionando la nostra quotidianità. Avevo già intenzione di visitare il castello e ho pensato che fosse un'occasione speciale. Posso andare a vedere il castello gratuitamente e allo stesso tempo farmi vaccinare. È un sogno che si avvera. Punture sulle braccia, non al collo, è l'idea del direttore marketing del castello di Dracula. A Bran, in Transilvania, medici ed infermieri hanno somministrato vaccini per un mese ai turisti rumeni tornati dopo 14 mesi di chiusura. Un'attrazione, i 50 strumenti di tortura medievali, ma anche le dosi Pfizer inoculate con tanto di attestazione. L'idea fa parte della campagna governativa che mira entro settembre a vaccinare 10 milioni di rumeni, secondo il Global Security Forum, i meno inclini tra i cittadini europei a farsi somministrare il vaccino. Intanto a Bruxelles, dopo lunghe trattative, si è raggiunto un accordo tra Commissione e Consiglio dell'Unione sul Digital Covid Certificate. Per l'entrata in vigore prevista il 1 luglio del Green Pass europeo, che attesterà l'avvenuta vaccinazione o un tampone negativo o la guarigione dal Covid, bisognerà attendere però il sì del Parlamento europeo. Diversi paesi dell'Unione hanno adottato già una propria carta verde per farsi trovare preparati alle prime riaperture, come è successo in Croazia, che da metà maggio ha iniziato a vaccinare i 70.000 addetti al turismo, dipendenti di hotel e villaggi, fornitori di alloggi privati, lavoratori di bar e ristoranti. Con il Safe Stay, la Croazia è stata tra le prime in Europa a far cadere la maggior parte delle restrizioni Covid per i viaggiatori che entrano nel paese. Today I've been vaccinated and some of my colleagues they've been vaccinated too. Oggi sono stata vaccinata con altri miei colleghi. Non importa quale sia il vaccino. L'importante è farlo per la nostra salute, per la salute di chi viene in Croazia. Vogliamo vedere finalmente il sorriso di un ospite senza le mascherine. Finally to see the smile of the guests without the masks. Anche la Grecia ha dato il via ufficiale alla stagione turistica. Altro paese il cui PIL è costituito da un terzo dalla voce del settore. Stiamo alzando l'ancora, dice il ministro del turismo Haris Theoharis. Ci sono milioni di turisti stranieri ansiosi di tornare in Grecia, ma chiunque viaggi verso le isole via mare o via aereo deve mostrare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test. I voli internazionali ed intercontinentali sono già iniziati a metà maggio. Rebecca viene dalla Florida. Finalmente sono qui, ho aspettato due anni per il Covid, ora è ok, dice. Caterina invece è francese. Siamo rimasti in casa tutto questo tempo e ora ci sentiamo meglio. Vedere cose diverse, andare al ristorante, incontrare gente. Sì, siamo davvero felici. 4 milioni di persone, circa il 40% della popolazione, hanno già ricevuto la prima dose contro il coronavirus in Ungheria. Unica nazione dell'Unione ad utilizzare i vaccini russo e cinese, ha istituito un Green Pass interno. E a Budapest finalmente riaprono le terme chiuse da mesi. Non tutti possono entrare, solo i possessori con il certificato di immunità controllati dal personale. È una norma molto rigida, ma ovviamente rispettiamo il regolamento del governo. Non si placa la polemica provocata dal dirottamento di un aereo della Ryanair da parte dell'aviazione militare bielorussa e il successivo arresto all'aeroporto di Minsk del giornalista e attivista dell'opposizione Raman Protasevich e della sua fidanzata Sofia Sapega.
le autorità bielorusse hanno accusato Protasevich di terrorismo per aver partecipato all'organizzazione delle manifestazioni contro l'autoritario presidente bielorusso Lukashenko. La polizia bielorussa ha diffuso un video in cui Protasevich avrebbe ammesso i reati di cui è accusato. Secondo le opposizioni si tratta di una confessione estorta con la violenza. L'Unione Europea ha condannato il dirottamento dell'aereo e l'arresto dei due giornalisti, annunciando nuove sanzioni contro il regime di Minsk. La Convenzione di Istanbul, accordo internazionale contro la violenza di genere, è ritornata al centro delle cronache politiche. Il documento individua le ragioni storiche della violenza di genere nell'ineguaglianza tra uomini e donne. L'autoritario presidente turco Erdogan vorrebbe abolirla sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda anche il governo polacco. Contro la Convenzione sono schierati anche importanti settori delle chiese cattolica e ortodossa, nonché moltissimi chierici islamici. La Convenzione di Istanbul è stata approvata nel 2011 dal Consiglio d'Europa, organismo di cui tra gli altri fanno parte anche Turchia e Russia. Fino ad ora è stata ratificata da 34 paesi, l'Italia lo ha fatto nel 2013. Sara Tonolo, docente di diritto internazionale dell'Università di Trieste, spiega quali obblighi la Convenzione prevede per gli Stati. L'obbligo di corrispondere a degli standard di protezione delle donne contro la violenza domestica, contro la violenza nei casi di immigrazione, per l'educazione contro la violenza sulle donne, nel senso che ci sono obblighi positivi, obblighi negativi a cui gli Stati ovviamente devono attenersi. L'Unione Europea ha sottoscritto la Carta nel 2017, ma sei Paesi membri, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia e Slovacchia, non lo hanno fatto. Questo che conseguenze comporta per le cittadine di questi Stati? Sappiamo che questi paesi sono molto lontani dalla ratifica e quindi anche se hanno sottoscritto la convenzione non rispetteranno gli obblighi, però pur sempre c'è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che vige per gli Stati dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e che ha consentito alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di sviluppare una cospicua giurisprudenza a tutela dei diritti delle donne, interpretando la norma, ad esempio, dell'articolo 8 sul diritto alla vita privata e familiare, proprio in modo da consentire la punizione degli stati che violassero determinate norme nei confronti delle donne, non tutelandole contro episodi di violenza molto gravi. La Convenzione di Istanbul garantisce il diritto alla salute per le donne. Sul diritto di scegliere, sul diritto d'aborto, cosa prevede? Sicuramente che vuole diffondere la cultura del genere, il fatto di considerare la violenza contro le donne come una violenza sistemica contro il genere, però non ci sono norme a tutela di questi principi se non contro le mutilazioni genitali femminili, contro il matrimonio forzato, contro l'aborto forzato, non per affermare il diritto all'aborto, ma per evitare che queste pratiche possano violare diritti delle donne, contro la violenza sessuale, ovviamente contro la violenza fisica, tutte norme che poi dovrebbero portare all'introduzione di reati simili all'interno degli stati. La Convenzione tutela le donne immigrate, le donne che non sono cittadine dei paesi in cui vivono? Sono previste delle norme specifiche che riguardano ad esempio l'allontanamento del coniuge violento e allora nel caso in cui si preveda l'allontanamento del coniuge dal quale magari dipende il permesso di soggiorno, la donna immigrata potrebbe perdere il permesso di soggiorno, invece la convenzione assicura che questo non accada, cioè che la donna mantenga il proprio domicilio e quindi il permesso di soggiorno anche in caso di allontanamento del partner violento. Esponenti del partito Diritto e Giustizia, formazione della destra populista e nazionalista che governa la Polonia, hanno annunciato di voler sviluppare all'interno dei paesi del patto di Visegrad un'iniziativa politica per l'abrogazione della Convenzione di Istanbul.
La Corte Costituzionale ungherese ha bocciato la legge sul lavoro fortemente voluta dal premier conservatore populista Viktor Orban. La legge, approvata dal governo di centrodestra del 2018, aumentava il tetto annuo degli straordinari a 400 ore, consentendo alle imprese di pagare gli operai con un ritardo di 3 anni. I lavoratori che rifiutavano di lavorare in straordinario potevano essere licenziati per giusta causa. I sindacati avevano definito la norma legge schiavitù e per contrastarla avevano presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Il mare come un grande salvadanaio, i porti come le chiavi per aprirlo, in mezzo le cosiddette autostrade del mare, per connettere l'Europa e l'Italia attraverso il Mediterraneo al resto del mondo, completando così il vecchio progetto delle reti transeuropee di trasporto. Sulle autostrade del mare e sullo sviluppo dei porti, specie al sud, puntano molto gli industriali. Confindustria ha sviluppato questa proposta e quindi ha declinato in chiave meridionale il rilancio dell'economia del mare come asset fondamentale per valorizzare il paese tutto nella sua posizione baricentrica del Mediterraneo, quindi baricentrica rispetto all'Europa, e il Mezzogiorno come avamposto, diciamo, naturale. L'Italia è già al secondo posto in Europa per traffico RoRo, merci cioè che viaggiano su navi traghetto progettate per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari. Tanti i vantaggi, a cominciare da quello ambientale, con risparmi di centinaia di migliaia di tonnellate di CO2. Oggi quasi il 10% del traffico viaggia via mare e noi risparmiamo come emissione di CO2, di gas serra, quasi il quantitativo di emissioni di una grande metropoli in un anno. E l'Italia è stata lungimirante in questo, attribuendo un mare bonus, ma anche un ferro bonus, proprio perché gli imprenditori marittimi e quelli dell'autotrasporto possano godere di benefici utilizzando queste grandi vie marittime e non quelle stradali. Ora si guarda ai fondi del Recovery Plan, soprattutto per sviluppare i traffici dai porti del sud. Il porto di Taranto deve diventare il porto d'Europa, applicando per esempio le ZES, le zone economiche speciali, facendole veramente decollare e partire. Possiamo essere non la periferia d'Europa, ma il centro del Mediterraneo. Mi auguro che grazie al Next Generation e al Recovery Plan l'Italia possa accogliere questa occasione. Ambiente, economia ma anche geopolitica, le autostrade del mare come hub internazionali rispetto al traffico di merci con paesi arabi, India e Cina che transita dal vicino canale di Suez. Dobbiamo fortificare le realtà manifatturiere che già sono testimonial nel mondo di Made in Italy in vari settori, può essere un driver aggiuntivo e competitivo per l'industria manifatturiera. Molto dipenderà dalla capacità di creare o potenziare le infrastrutture e sviluppare le aree portuali per offrire servizi migliori a navi che saranno sempre più grandi. Infrastrutture, di questo abbiamo bisogno, perché con le infrastrutture e con la possibilità di collegare i porti alle autostrade, alle camionabili, riusciremo veramente a essere competitivi. La sfida si fa sempre più importante e per questo impossibile da vincere senza il coinvolgimento dei paesi geograficamente e culturalmente vicini. Dobbiamo promuovere ed incentivare il nostro rapporto preferenziale con i Balcani. Dobbiamo far valere, così come stiamo facendo, la nostra identità storica e il nostro ponte naturale con i Balcani. Allarme ecologico in Croazia. Nell'area della foce del fiume Neretva, Narenta in italiano, tra Spalato e Dubrovnik, una specie aliena, il granchio blu americano, sta provocando gravissimi danni al sistema naturale, distruggendo il patrimonio ittico dell'area. Il granchio blu è una specie voracissima, dove si stabilizza, crea deserti, mangiando pesci, molluschi ed altre specie autoctone. Il professor Branko Glamuzina, biologo dell'Università di Dubrovnik, è convinto che bisogna limitare drasticamente l'espandersi di questa specie aliena.
Circa 20 anni fa, qui nella foce del fiume Neretva, sono stati osservati i primi esemplari di granchio blu dell'Atlantico, una specie che vive lungo le rive atlantiche delle Americhe e che è arrivata qui da noi, molto probabilmente, nei serbatoi dell'acqua di zavorra delle grandi navi. Il professor Glamusina spiega che in Dalmazia per contenere i danni provocati dal granchio americano ci sono solo due modi. O il governo croato pagherà i pescatori per estirpare la presenza di questa specie, oppure, siccome lo Stato non ha soldi, dovrà favorire lo sfruttamento commerciale e gastronomico del granchio. Negli ultimi 15 anni questo crostaceo si è stabilizzato nell'area, poi nel 2016, non sappiamo perché, c'è stata un'esplosione della popolazione. La grande quantità ha indotto un interesse per lo sfruttamento commerciale, per la pesca, ma abbiamo assistito anche a un disastro ambientale, perché il granchio americano sta divorando le specie autoctone, molluschi, pesci, anguille, scampi. Nel 2016, per la prima volta, c'è stata una pesca degna di nota di circa 10 o 20 mila esemplari. In Europa la presenza del granchio americano è stata segnalata per la prima volta nel 1901 sulla costa atlantica della Francia. La prima segnalazione in Mediterraneo è del 1951 a Venezia. Ora questo sgradito ospite sta infestando tutta la laguna. La presenza del granchio americano, devastante per la biodiversità dell'Adriatico, è stata segnalata anche dai pescatori del Molise. Il granchio blu potrebbe finire sulle tavole delle nostre osterie. Noto però che i ristoratori snobbano questo prodotto, preferendo i piatti tipici, ad esempio le zuppe con anguille e rane. Il granchio blu non viene percepito ancora come un nostro prodotto. I pescatori però riescono a venderlo agli chef di Dubrovnico o di Spalato. Un pregiudizio confermato anche dai ristoratori. Questa è una specie che sta distruggendo tutta la ricchezza della foce della Neretva. Anche se potremmo utilizzare i granchi in cucina, li ritengo una cosa negativa. Vorrei che sparissero e che ritornassero le nostre anguille, i nostri pesci e i nostri molluschi. Le colonie di granchi americani si stanno allargando alle zone marittime a sud e a nord del Neretva, ma anche nelle acque dolci o salmastre collegate con il mare, minacciando tutte le specie autoctone, inclusi gli uccelli che nidificano nelle paludi o lungo i fiumi. Donne, lavoratrici, madri, singole, subalterne e ribelli. Donne nella storia e donne che subiscono la storia. Marta Vercinella, storica, docente dell'Università di Lubiana, nel suo agile Donne e confini racconta la quotidianità della pandemia da coronavirus e porge un confronto con il passato, intrecciando il racconto con la storia dell'area Alto Adriatica, un'area che con l'allargamento europeo superava i confini, frontiere invece che la pandemia ha nuovamente rialzato. Nel mondo ancora di antico regime, quello che si faceva per primo era alzare il confine, creare un cordone sanitario, e quindi è stata una scelta, direi, ispirata dal passato, che ci deve far riflettere anche su come noi viviamo in un mondo ipertecnologico, ma a volte le scelte vengono suggerite da quel passato che pensavamo tutti che ormai era alle nostre spalle. Marta Vercinella racconta la storia degli ultimi due secoli dell'area a cavallo tra il nord-est italiano, la Slovenia e l'Austria, proponendo ai lettori la storia delle donne, la storia sociale e quella delle emozioni. Intrigante il paragone con le nostre nonne che cercavano lavoro nelle città e le odierne collaboratrici domestiche e le badanti che arrivano dall'est. I vari regimi di confine che sono stati imposti in questi ultimi mesi hanno sicuramente cambiato non tanto il lavoro domestico quanto la possibilità di accedere a questo, ai vari servizi, oppure naturalmente all'offerta. Nel libro si parla anche delle donne in esilio, le sfollate della Prima Guerra Mondiale, le slovene costrette a lasciare Trieste dopo il 1918 e poi le profughe dell'esodo istriano, le profughe che oggi risalgono la rotta balcanica,
Comune denominatore di queste donne è aver subito l'accusa di rubare il pane e il lavoro ai residenti locali. In periodi di economia, diciamo in gran sviluppo, gli emigranti vengono accolti a braccia aperte. Invece quando ci sono delle crisi economiche, crisi sociali, naturalmente c'è un atteggiamento di chiusura. Questo lo possiamo seguire nella storia, in passato, e lo possiamo seguire anche oggi. Il volume è uscito nella collana Parola di Donna della Manifesto Libri.